Bentornati in Dark Souls Preparati a Morire edizione. Non lo so, mi era venuta voglia di giocare a Dark Souls perché ho visto che erano oltre 3 anni da quando ho iniziato la serie e volevo fare un video singolo creando un nuovo personaggio e vedere dove cazzo riesco ad arrivare. A sto giro ci teniamo un attimo tranquilli col nome. Visto che non gioco da un po', ce lo facciamo discriminato? Ci roviniamo la vita? Dai, chiave universale sempre e comunque. Fisico muscoloso, specialmente la parte superiore. E sono pronto. E posso farvelo vedere a 60 frame, tra l'altro. Oh, che bello. Oh, che bello. Guarda come Dark Souls aveva anticipato di anni Rovazzi. Scusatemi. È sempre stata così arcade la camminata? Che fisichino, complimenti. Boom, primo falò, andata, andata, andata. Facciamo vedere qualche particolare interessante. Guardalo lì che mi sbircia il demone del rifugio. Tutte chicche che mi sono andato a cercare nel corso degli anni. Ti sarebbe piaciuto. Ah, te lo dice proprio, prendi lo scudo, punto esclamativo. Gli ci sarebbe anche tra parentesi, coglione di merda, prendi lo scudo. E poi abbiamo sempre detto che Dark Souls non aveva un tutorial, ma in realtà il tutorial ce l'ha. È anche bello palese come si faceva. Ok. Quasi. Sembra anche più chiaro dell'ultima volta che ci ho giocato. Mi sa che l'ho sbiancato brutalmente perché sennò non si vedeva niente qui. Vediamo se riusciamo a fare la porcata. Perfetto! In fretta che devo andare! Mamma mia, che orrore la mazza! Che orrore! Però a capofitto, stronzo. Ma porca puttana! Quasi mi dispiace prenderlo a sprangate sui denti. Perfetto! Ah già, giusto che qua ci sono le umanità. Porca puttana, Dark Souls 3 mi ha rovinato tutto. Ah belli! Dammi caldo, dammi morbido. Va bene. Ah, non so cosa dargli. Corvo aveva dei problemi palesi, però vabbè. Il Lordran aumenta di livello e ravviva la fiamma al falò. Con tutti sti consigli, come cazzo ho fatto a non riuscire a giocare bene a Dark Souls all'inizio? Prendiamo le 3 umanità che devo mettermi, magari. Torno umano, sì. Santi Dio! Perché sono un neonato con le spalle di Tyson e i peli sul petto? E l'immancabile perizoma, tra l'altro. La guerra. La guerra non cambia mai. Proviamo a fare subito le cazzate da speedrunner che non sono, tra l'altro, che non sono. 6 ossa del ritorno. Una mazza chiodata e un talismano, ottimo. E un globo d'incrinato occhio rosso. Non credo di aver mai fatto PvP o cooperative in Dark Souls 1, perché non funzionava mai. Qui possiamo fare questo. Mamma mia! Correre come degli stronzi qui e prendere una vecchia amica. E poi scappare come degli stronzi. Bravissimo! Cazzo! Però la Zweihänder ha bisogno di 24 in forza. Buonanotte. La mazza ha 300 di sanguinamento, subito. Vecchie amicizie. Non è morto? Stronzo? Venga giù. Venga giù, borgo dei non morti, non ti temo, vieni qua. È il nostro primo backstab. Riuscissimo a fare anche un parry, sarei molto molto contento. Bravissimo. Fammi sognare, fammi sognare, Viverna. La tripla, così, neanche Scotty Pip. Mamma mia. Aia, ma dai sul rene, che dolore. E intanto, Fashion Souls. Qui ci dovrebbe essere lo scudo di legno, infatti. Quanto siete fastidiosi voi, guarda. Quanto siete fastidiosi. Dai. Oh. Zitto. Uchigatana tutta tana. Dov'è? Posso usarla? Giammai. 14 e 14. Però magari salendo di livello, l'Uchigatana all'inizio di gioco non è male davvero. Oh, 13-13. Ma cazzo. Oh, merda. È vero che qua si utilizzano singolarmente. Che idea di merda! Guarda per quanto non posso fare il livello. Io ho 846 anime, me ne servono 847. Io adesso mi butto dalla finestra. Voilà, 14-14. Dai, dai che ti manca un gradino. Un gradino ti manca. Cos'è successo? Mi prendo la resina che col boss è decisamente utile. Io voglio lui, voglio farmi lui. Che suona molto male, soprattutto perché gli sto per infilare, appunto, una spada nel culo. Però, proviamo a perriare. Voilà! Penny! L'ho detto. E lui è morto! Addirittura lo spadone mi ha droppato, ma che culo! Prendiamo l'anello più stupido del gioco e andiamo avanti. Oddio, come si faceva a giocare con solo 2 slot per gli anelli? Facciamo il trucchetto degli speedrunners.
Volete vedere un trucco di magia? Niente qui, niente qui, niente qui. Voilà! Ah. Prima di tutto vado a prendere i due stronzi. Quanto mi avete fatto penare, quanto. E poi, siccome mi sento carico come una molla, ho voglia di disintegrare il demone toro così, senza fare il jump attack. Proprio così, sul ponte, 1v1, stronzo! Vabbè, ma... Litbox, gioco! Va bene, bevo. Tunnel! Tunnel! E si continua. Uno dei momenti più importanti di tutta la saga di Dark Souls. Solaire, con te avrai la mia spada sempre. Soprattutto conficcata in un fianco. Sono comico, venite ai miei spettacoli. www.spettacoli.com. A sto giro ve la voglio far vedere la viverna. Facciamo così e poi così. Guarda, guarda. Guarda che bella. Ce la dovrei fare, se non mi ricordo male. Ah, sai cosa dovrei fare? Aspetta. Per attivarla bisogna buttare giù la scala, questa qui. Così abbiamo la scorciatoia al falò. Poi bisogna andare sopra. Evitare di morire, infatti. Dicevo, evitare di morire. Poi farla incazzare. Spaccandosi la spada. Ce l'abbiamo fatta. Corro, corro. E facciamo quello che non ho fatto quando avrei dovuto, anni fa. No, merda, non posso più farlo. Niente, andata! È stato bello! Dai, le mancava un colpo, che sfiga! No, non possiamo rifarlo, è diventato Panzer Dragon Horta, qualcuno se lo ricorda? Però, prendiamo la Claymore. Però, per una volta vorrei fare io il Sabaku della situazione. Fellow Undeads, welcome back. Sono Karim, conosciuto anche come quello che ha detto Epico Epico su YouTube. E oggi vi voglio mostrare una cosa indescrivibile, mastodontica, ineffabile. Questa statua rappresenta il figlio di Gwyn. E come potete vedere, la From è sempre attenta ai dettagli. E infatti, la testa non c'è. E invece è qui! Questo è il figlio di Gwyn! E qua, e che dobbiamo fare? E io che volevo rompere la coda alla viverna, porca puttana, non ce l'ho fatta. Qui si può fare una bella cosa. Se si corre brutalmente e si va di qua e non ci si guarda mai indietro e si corre vivendo un quarto di miglio alla volta, si può fare questa cosa interessante e passare il cancello prima che lo stronzo lo chiuda. Ottimo! Ottimo tempismo per chiudere il cancello, bravo! E vi vorrei ricordare... E vi vorrei ricordare che non sono ancora morto. E cazzo! Perri! Però, CMQ, il falò, io lo vorrei andare a prendere. Ah, c'era lo scudo dietro, quello bello! Vabbè, vado comunque a sbloccare il falò, che è più importante. Sentilo, sentilo come batte. Quanti ricordi! Oh, guarda, vedo un fantasma per la prima volta! È andato via. Qui possiamo fare un sacco di roba, ma non adesso. Non adesso, e mi sa che non la faremo mai. È stato bello, Andre, vederti di nuovo. A parte in Dark Souls 3. Prima di andare avanti e sconfiggere i gargoyle alla prima botta, pezzi di merda, devo fare una cosa. Ciao. Io vorrei chiederti scusa per il mio comportamento l'ultima volta che sono stato qui. Io ti ho trattato male perché non conoscevo il gioco, non conoscevo la tua storia, la tua quest. Ma ora che lo so, ti chiedo di perdonarmi. Perdonami, Ercipolla. Che sono sempre comico, venite ai miei spettacoli, www.cipolleinfuga.com. Ho fatto casino, ho attirato tutti, ho sbagliato... Che errore, che errore, che errore! Con calma, 1, 2, tu levati dalle balle che devo battere il portone vivente. Ma aveva così tanta vita? Sto facendo una fatica anche solo per togliene metà? Ok, ce l'ho fatta. Morto! Merda, c'è la nebbia! Ma hanno invaso? No, dai, non ci credo, ma hanno invaso in Dark Souls 1? Ed è andata via, ovviamente. Non so se passare subito o ucciderli, vabbè, conviene non fare casini. Non li sciotto neanche, sono messo così male a livello di livelli. Mamma mia! No, non ci credo! Sono morto per gli stronzi, sono morto, dai! No, ma dai, no! È tornato il bug dopo... Oltre 3 anni è tornato il bug che rimane seduto lì, tutto nudo, a piangersi addosso. Ma porca puttana. E niente, mi tocca chiudere... Ma porca puttana.
Ma dimmi te se la parte più difficoltosa doveva essere questa qui. Però intanto sono tutti ammassati morti. Ma levatevi. Ma dove corre? Tiè. Intanto cavalier di Grand Croce, venga subito. Poi ho notato che ho del muschio sull'elmo. Che schifo. Poi attraversiamo. Resina. Levati da davanti Soleil. E si va. Sono pronto. Puttana però che danno. Dai che lo massacriamo. Dai che lo massacriamo. E uno è morto. E io ho meno di metà vita e nessuna fiaschetta. Oh, che bei tempi. E Soleil l'ha ucciso. Vaffanculo, ce l'abbiamo fatta. E c'è solo un modo per festeggiare. Ui! www.cicciosoleil89.org